Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Allora, oggi andiamo a provare ovviamente una novità. Eccole qui, ho molto breve questa novità, però non vedevo l'ora di provarla. E sono questi waffle mocha della Biotech USA. Io penso che si pronuncia così. Non so. Sì, sono in due parti o è rotto, non lo so, dopo verifichiamo. Allora, queste qua le trovate sul sito di All Supplement, io l'ho presi là e come sapete avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, questi qui sono 35 grammi e per quanto riguarda i valori ve li lascio scritti perché qui non si capiscono, cioè sta scritto tipo, non sta la tabella, vabbè raga, comunque ve li lascio scritti qua. Andiamola ad assaggiare, quindi questo qua è gusto mocha. Penso caffè, oh, non lo so, mi sono dimenticata di ricercare. Vabbè, scopriamo. Sì, mi sembra caffè. Comunque sì, penso che sono due quadrettini, penso di sì. Allora, si presenta come sopra un classico wafer e poi sotto mi sembra che c'ha questo strato di cioccolato. Assaggiamo. Sì, è caffè. Raga, è buonissimo, mi piace tantissimo. Ovviamente proteico, molto buono. Al 42% di proteine, quindi c'è quasi la metà. Quest'altro gusto, sono usciti solo due gusti, ed è gusto vaniglia. Eccolo qua. No, raga, mi hanno sorpreso molto, sono sincera. Perché mi hanno sorpreso? Perché praticamente io acquistai di questo marchio le proteine che raga non mi sono mai piaciute. Questo sembra gelato, ha sempre questo strato di cioccolato sotto. Molto buono anche questo. Buonissimo, mi piace. Questo è comodo, qualcosa di sfizioso in giro. Oppure la mattina per colazione, vicino a una tazza di latte e caffè, un cappuccino. Molto sfizioso. No, ma io sono curiosa di vedere i macros, raga. Tanto sicuramente è breve, quindi possiamo perdere questi minuti in più. Perché, raga, sono troppo curiosa, ve lo giuro. Allora, per 35 grammi hanno 166 calorie, 4,9 grammi di carboidrati, 9,1 grammo di grassi e 15 grammi di proteine. Per quanto riguarda altro, aspettate, zucchero 0,7 grammi, quindi proprio niente. E basta, fibre 0. Ok, questo è, sì, ok. Allora, raga, forse grassi, però, raga, mettete in conto che se vi mangiate la mattina o a merenda un pacchettino di questo, 10 grammi di grassi non sono niente. Poi, ovviamente, parlo per me, oh. Poi dipende sempre dai vostri macronutrienti che avete, dalle vostre calorie, da quelle che diete seguite. Quindi dipende sempre da voi. Io do sempre un mio consiglio e un mio parere, secondo me. Una cosa sfiziosa a colazione, prendete, se andate veloce, almeno vi mangiate 15 grammi di proteine. E poi, ripeto, è per due porzioni, quindi se volete mangiarvi solo un quadratino, ovviamente vi verrà a fare di meno proprio a calorie. Quindi, raga, penso anche l'altro sia sulla stessa base. Devo dire la verità che sono rimasta molto molto sorpresa. E niente, quindi, raga, io mi sento di promuoverveli perché sono molto buoni. Quella croccantezza, si sente proprio di waffle, però vaniglia è molto delicato. E mocha, scusatemi, sì, mocha. È buono lo stesso, sa di cioccolato, di caffè, molto buono. Al primo posto metto vaniglia perché è quella cosa delicata, neutra, e al secondo posto metto mocha barra cioccolato, questa cosa qua.
E quindi niente raga, questo video è molto semplice, ma ci tenevo a darvi questa recensione perché me l'avevate chiesta, quindi ci sta. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!